dominatori dell'universo. Io sono Adam, principe di Eternia, il difensore dei segreti del castello di Grayskull. Questo è Kringer, il mio eroico amico. Scoprì di avere certi favolosi poteri segreti il giorno che sollevai verso il cielo la mia spada magica e dissi: per la forza di Grayskull! La grande forza è con me! Kringer diventò il possente Battlecat e io diventai He-Man, l'uomo più forte e potente dell'intero universo. Soltanto in tre sono a parte del mio segreto: la nostra amica Sorceress, Man-at-Arms e Orko. Insieme difendiamo il castello di Grayskull dalle forze demoniache di Skeletor. Nessuno riuscirà a fermarmi. È finalmente arrivato il momento di conquistare Eternia, ma ho bisogno di quel riduttore. I men te lo impedirà, Evie. Ah, mi ritieni così debole, Triclop. Scusami tanto, forse ho sbagliato. No, non ti sei sbagliato affatto. I men riuscirà a fermarmi, a meno che qualcuno non fermi prima lui, capito? Ti prego, non guardare me. Non ti preoccupare troppo, codardo. Ho già in mente una persona che farà proprio al caso mio. Kor lo stregone, ho già sentito parlare di lui. È uno degli uomini più potenti di Eternia, il custode del flagello rosso. Ma io so già che Kor è un uomo pacifico e non combatterebbe mai contro i men. Lo farebbe solo se riuscissi a convincerlo che i men ha rapito sua figlia. Andiamo. Non abbiamo più tempo da perdere. Dove andiamo, Evelyn? Andremo nelle terre dell'oscurità. Molto bene, Orko. Adesso. Complimenti, Tila, sei veramente brava. Non ho mai conosciuto una più brava di te. Ti ringrazio, Orko. Questa prova mi è servita a verificare se sarei in grado di difendermi da sola nella giungla. Voglio andare alcuni giorni nelle terre dell'oscurità e vedere come riuscirò a cavarmela in una simile situazione. Ma Tila, è pericoloso. Orko, stavo solo pensando a questa eventualità. Intanto prendi questa. E come ci arriverai? C'è un fiume sotterraneo che porta dal palazzo alle terre dell'oscurità. Mi basterebbe solo seguirlo. Terre dell'oscurità? Padre! Di che cosa stai parlando? Tila vuol fare una prova di sopravvivenza. Stavo pensando che forse passerò alcuni giorni nella foresta. No, Tila. Perché no? Perché è troppo pericoloso. Troppo pericoloso per il comandante della guardia, padre. Troppo pericoloso per mia figlia, capisci? Ti prego, fallo per me. Non andare nelle terre dell'oscurità. Finalmente ti ho preso. Portala alla montagna dei serpenti e falle bene la guardia. Ora userò i miei poteri magici per creare delle immagini false. Quindi indurrò Kor a credere che sua figlia è stata rapita dai men. Ah!
vado a dire a Tila. Tila, ci sono riuscito. Ma cosa stai facendo? Andrò nella giungla. Non puoi, hai sentito cosa ha detto tuo padre? Ora ti ci metti anche tu, orco. Sono stanca di sentirmi dire quello che devo fare e quello che non devo fare. Siamo solo preoccupati per te. Ascoltami, orco, non ne voglio più discutere. Andrò nelle terre dell'oscurità e non intendo ripensarci affatto. Non mi piace affatto questa storia. Sarà meglio che la segua in caso le succedesse qualcosa. Dove sei finita? Orco, ti vuoi degnare di spiegarmi che cosa stai facendo qui? Pensavo avessi bisogno di... Te lo dico per l'ultima volta, non ho bisogno dell'aiuto di nessuno, capito? Oh, Orco, scusami tanto, ma credo di aver bisogno del tuo aiuto. Arrivo subito! Ti faremo vedere noi, razza d'intrusa. Non potrete fare nulla se io vi trasformerò in alberi. Gibidi gibidi già. E secondo te questi sarebbero alberi? Non preoccuparti, Tila. Vado a chiamare i men. Allora, donna, che cosa hai da dirmi a proposito di mia figlia? Da dirti nulla, ma ho qualcosa da mostrarti. Guarda bene in questo mio cristallo magico. Molto bene. Erano Manet Arms e i men, e non avrebbero avuto nessun motivo per farlo. È la verità. Credimi, sono loro i tuoi nemici. I men non è una persona malvagia. Per quale motivo avrebbe dovuto rapire mia figlia? Non ne ho la minima idea, signore. Però l'ha rapita e tu adesso la devi assolutamente salvare. Pagheranno per quello che hanno fatto. Gli darò la caccia dappertutto senza un attimo di tregua, fino a quando non avrò riportato mia figlia a casa. Bene, ora devo andare. Sono convinta che userai tutti i tuoi poteri pur di riuscire a sconfiggere i men. Fro, fammi avere il più rapido mezzo di trasporto. Cor, l'abbiamo trovata nella giungla. Non sapevo se fosse nemica o una persona amica. Ragazza, perché ti sei spinta fin qua giù? Non volevo far del male a nessuno. Sono venuta fin qui perché desideravo provare le mie capacità, niente di più. Credo alle tue parole, ragazza. Liberatela, lasciatela andare in pace. C'è dell'altro, Cor. C'era un'altra persona con lei che non siamo riusciti a catturare. Ha detto che sarebbe tornato insieme ai men. I men? Tu resterai prigioniera. Anch'io resterò ben volentieri ad aspettare che i men venga a riprenderti. Tocca a te, Adam. Adam, Manet Arms! Orco, che ti succede? Tila si trova nelle terre dell'oscurità. Terre dell'oscurità? È stata catturata da un uomo rettile. Da un uomo rettile, hai detto? Temevo che sarebbe accaduto qualcosa del genere, prima o poi. Per la forza di Grayskull! La forza è con me!
Cor? Alcuni secoli fa si abbatté su Eternia il flagello rosso. Ovunque passasse creava incendi e devastazioni. Poi un giorno fu catturato ed imprigionato. Da allora ogni generazione si sceglie un mago che diventa il custode della fiamma. Così ci si assicura che il flagello sia sempre innocuo. Cor è dunque il mago che la sta custodendo ora. E quegli strani rettili sono al suo servizio. Il problema è scoprire come mai hanno catturato proprio Tila. Dunque è qui che Tila è stata catturata. Orco, mi vuoi spiegare come è successo? Dunque, adesso mi spiego, eh. Oh, proprio così! Imen, stai attento! Oh. Cosa? Dobbiamo trovare Tila! Credo che non ce ne sarà bisogno. Saranno loro a portarci da lei. Cor, li abbiamo catturati. Come stai, padre? Bene, Tila. Amen! Ho sempre creduto che utilizzassi i tuoi poteri soltanto a fin di bene e non per scopi malvagi. E io ho creduto la stessa cosa di te. Perché ci hai fatto imprigionare? Allora adesso mi spiegherete perché avete rapito mia figlia. A me sembra che sei tu ad aver rapito mia figlia. Ehi, sta bene attento a non prendermi in giro. L'unico modo di farli parlare è minacciarli. Diciamo loro che faremo del male alla ragazza se non ci ridaranno tua figlia. No, sono sicuro che questa ragazza non c'entra niente in questa vicenda. E poi questa ragazza mi ricorda mia figlia. Perché non ci ascolti adesso? Noi non sappiamo niente di tua figlia. Bugiardi, una donna. Ma ha fatto vedere le prove del vostro misfatto nella sua sfera magica. Prove? Dentro una sfera magica? Ci vuoi dire che diavolo di trucco è questo? Qui ci deve essere lo zampino di Evelyn. Naturalmente, Imen. Cor, ascoltami bene, è quella donna la tua nemica, non noi. Devi assolutamente crederci. Basta con queste chiacchiere. Voglio sapere dove sta mia figlia Mira. Cor è così arrabbiato che non vuol sentire ragioni di sorta. Non ci resta che convincerlo in un altro modo. Scusate, ma non abbiamo tempo da perdere. Dovete fermarli. Oh! So bene che sei un bravo combattente, Imen, ma voglio proprio vedere come te la caverai contro la tua stessa ombra. Padre! Corri in fretta, Tila! Devi trovare la figlia di Cor! Cor, guarda, la donna sta fuggendo via. Lasciamola andare. Lei non c'entra assolutamente niente. Non ho mai combattuto contro la mia ombra prima d'ora. Di certo non riuscirò a sconfiggerla, ma forse posso sconfiggere chi l'ha creata. Bene, se non riuscirò a farti parlare io, so chi sarà in grado di poterlo fare. Ah, eccoti qua. Scommetto che tu sei quello che chiamano il flagello rosso. Posso dire che sia un piacere conoscerti. Avevo intenzione di abbronzarmi un po', ma questo è veramente un po' troppo. Come puoi vedere, dentro questa prigione sono rinchiusi sia il flagello rosso sia Imen. Io rilascerò Imen solo se mi dirai dove avete nascosto mia figlia. Cor, io so che non sei un uomo cattivo, ma talmente esasperato che non ragioni più. Silenzio! Se tu non parli, Imen resta chiuso qui dentro. Mi domando quanto sia spesso questo mondo. Eccola, la montagna del serpente. Se volevi mettere alla prova le tue capacità, Tila, qui puoi farlo. Mira non deve essere lontana da qui e io devo assolutamente liberarla. Su, andiamo. Non sarebbe meglio se restassi qui a tenere il motore acceso? Questo muro è più spesso di quanto pensassi. Mi trovo ancora in leggero svantaggio, amico. C'è Triclop.
Seguimi e fai piano. Ehi, ti ho visto. E ora non ci vedrai più. Mira, sei qui? Mira, sono qui. Ma voi due chi siete? Amici, siamo venuti a liberarti. Ma come entreremo? Stai indietro, questa cordicella farà il caso nostro. Svelta! Fermi! Sbrighiamoci, la slitta spaziale è sopra il ponte! Ragazzi, il ponte sta crollando! Ce l'hanno fatta. Ora, quando Evelyn lo verrà a sapere, andrà su tutte le furie e saranno guai per me. Non potrò reggere ancora per molto. Così, Man e Tams, non vuoi proprio dirmi come stanno le cose, anche se Man sta per morire. Molto bene. Allora preparati a raggiungermi. Cos'è? Padre, è stata Evelyn a rapirmi, non i Men e Man at Arms. Ma come diavolo ha potuto? Ora debbo assolutamente liberare i Men. Finalmente. I Men, svelto, prima che il flagello rosso si liberi. Flagello rosso si è liberato ed è stata tutta colpa mia, Iman. La rabbia che avevo mi impediva di ragionare. Non ci resta che trovare dell'acqua per fronteggiarlo. Aspetta un momento, c'è abbastanza acqua sotto i nostri piedi. Non passa qui il fiume sotterraneo? Devo soltanto trovare il modo di raggiungerlo. Forza, Iman! Spero proprio di farcela. Ora non mi resta che dirigerlo contro il flagello. Guarda, il flagello rosso sta diventando più debole. È sparito, disintegrato, liquefatto. Padre, Orco, è arrivato il momento di chiedervi scusa. Ero così arrabbiata quando mi hai detto che non potevo andare nella giungla che questo non mi ha fatto più ragionare. Sì, anch'io ho lasciato che la rabbia prendesse il sopravvento sulla ragione. Ti ringrazio, Tila, per avermi riportato mia figlia indietro. Credo che da oggi in poi, Cor, entrambi dovremo iniziare a capire che ci sono dei momenti in cui c'è bisogno d'essere calmi e in questi momenti chiedere l'aiuto di chi ci ama e di chi sa riflettere sulle cose. Oh,
Oggi l'ho scampata bella e tutto è iniziato quando ero così ansiosa di qualcosa d'eccezionale che me ne sono infischiata dei pericoli, né ho dato ascolto a chi cercava di mettermi in guardia. Non è detto che noi genitori abbiamo sempre ragione, ma siccome amiamo i nostri figli cerchiamo di fare sempre il massimo per loro. E vi dirò un segreto. Noi detestiamo dire di no a qualcosa che loro vogliono davvero. Così, quando lo facciamo, di solito abbiamo una valida ragione. Perché non cerchi di ricordartelo la prossima volta che i tuoi genitori ti dicono di no?